Oggi il caseificio Farina scende in piazza. Siamo qui tra la gente per testare il grado di preparazione in tema di mozzarella di bufala. Venite con me. Dopo. Le piace la mozzarella? Sì, abbastanza. Tenga un attimo questa in mano. Mi fa piacere. Risponda a una semplice domanda. Dica. Quanti litri di latte ci vogliono di bufala per fare una mozzarella da un chilo? Ah, non glielo so dire. Orientativamente. 10 litri. 17 litri. 17 litri. 10 litri. 10 litri per fare un chilo. E quanto sta costando la mozzarella? Tantissimo. E 50 euro. E invece se un chilo di mozzarella costa 11,90 euro, quanto costano 3 quarti di mozzarella? Niente di meno, 8 euro. 8,50 euro. Quasi 9 euro. Al signore si è avvicinato, allora le diamo un premio. Assaggi questa mozzarella. Attenzione però, perché questa mozzarella ha un aroma particolare. Lei deve indovinare con quale aroma è stata fatta questa mozzarella. Non mi mette in difficoltà. No, apra la bocca. Non lo so. Apra la bocca. Vai. Rimane. Assaggi. Poi anche lui. Mi raccomando, la mastichi per bene. Che cosa c'è di particolare in questa mozzarella? Che latte aroma? Di bufala, dico io. A parte il latte di bufala, c'è un aroma dentro particolare, una mozzarella nuova che stiamo sperimentando. No. Non sente niente. Proviamo il signore. Senta lei. Senta lei, che aroma particolare c'è? Ecco, questa sotto tengo così. Ecco, vediamo che aroma particolare c'è in questa mozzarella. C'è un ingrediente particolare. Si accomodi. Che cosa c'è? Olio. Il signore dice che c'è olio nella mozzarella. Bene, vuole assaggiare anche lei, signore? No. Perché no? La bocca di che cosa? Dovete pigliare un po' di whisky che avete bevuto. No. Che bocca c'avete, signore? Mandarino in mano chi? Se no cade la mozzarella. Aprite bene la bocca. Ecco qua. Vedete voi se riuscite a capire l'aroma. Che aroma c'è di particolare? Il signore la dice olio di oliva. La signora dice che non c'è niente. Voi che dire? Che aroma c'è? Latte. Non sento niente. Non sente niente. La signora non sente niente. Vieni. No, io semplicemente latte. Semplicemente latte. Sì, e allora mi dica un'altra cosa. Sì. Un motivo per cui questa mozzarella va mangiata. Perché sembra originale, nel senso che sembra veramente solo latte di bufala. Sembra veramente solo latte di bufala. Sì. Lei invece c'è l'olio dentro e quindi non se la mangia. Non lo so, una bella mozzarella. Io parlai con proprio un coltivatore di mozzarella. Certo. Un fattore, quello di che stava Iambari, a Cancello Arnone. Ma sono parlato parecchi anni fa. Anni fa stavano sugli alberi di mozzarella. No, non stiamo. Un coltivatore. Fattore, ho capito, coltivatore. Scusate. Delle terre proprio a Cancello Arnone. Sì. E faceva la mozzarella, quella che faceva per lui. E lui me la fece assaggiare all'epoca. Mi disse che fare quella mozzarella ci volevano 17 litri di latte, di bufala. Per fare un chilo di mozzarella? Per fare un chilo di mozzarella. 17? Originale, però latte di bufala. 17 kg di latte, 17 litri di latte. Comunque questa è buona, senta, è molto buona. Ma lei conosce? Io sono un'appassionata di mozzarella. Lei conosce? No, è la prima volta. E allora, visto che oggi abbiamo cominciato... Sì, io la devo comprare, infatti. E allora io le do un buono. Va bene. 500 grammi di mozzarella omaggio. Domenica prossima, 14 dicembre, dalle 9 alle 14 nella sede del nostro caseificio.